occorre per realizzare questo secchiellino è innanzitutto una scocca in feltro con il manico in bambù che andremo a rivestire con delle mattonelle che io ho realizzato in questo modo. Mi piacciono, sono un po' particolari. Ho realizzato, diciamo, il fiore con il cotone sfumato, il centro dorato, poi ho di nuovo fatto il contorno del fiore dorato, il bordo panna che richiama la sfumatura chiara del fiore e poi di nuovo tutto il dorato, quindi ci ho messo assieme questo dorato che secondo me lo impreziosisce, lo rende molto elegante e allo stesso tempo si abbina un po' al manico di bambù. Quindi ho utilizzato il cotone estate panna, il cotone sfumato cablé e il delizia dorato. Di delizia dorato ne ho usati due gomitoli, invece degli altri due ne è bastato uno. Ho realizzato in totale 10 mattonelle che ci serviranno per andare a rivestire il secchiello, che è la misura del secchiellino, quello più piccolo, non il secchiello big ma il secchiellino più piccolo. Se realizzate il secchiello più grosso vi occorreranno semplicemente più mattonelle. Ecco, per realizzare invece questo ci serviranno due file da 5, quindi verranno due mattonelle così, una sopra e una sotto, in questo modo, e servono 5 mattonelle per fare il giro della circonferenza, quindi 10 mattonelle in totale. Ho lavorato con un uncinetto numero 3. Non sto a farvi vedere il procedimento delle mattonelle, perché ovviamente ognuno le può realizzare come desidera. Se non volete realizzarla uguale identica alla mia, ci sono tantissimi altri modelli che circolano su internet da cui potete prendere spunto e fare altri disegni, altri fiori, altre mattonelle di altro genere. Se però qualcuno lo volesse, sul sito, sul nostro sito www.merceriamari.it, oltre a trovare tutto l'elenco del materiale, troverete anche nella sezione schemi lo schema della mattonella e in più, in omaggio, quindi è scaricabile gratuitamente dal nostro sito, troverete lo schema per il cartamodello, diciamo, per fare la coulisse di stoffa poi per andare a chiudere il secchiello, quindi per foderarlo con una fodera a coulisse. Quindi questo vi lascio il link qui sotto nel video, lo trovate, se no visitando il nostro sito www.merceriamari.it nella sezione schemi sarà scaricabile gratuitamente. Quindi questo è quanto, adesso vi faccio vedere solo ad unire le mattonelle e andarle ad attaccarle al secchiello. Ovviamente non l'ho detto, ma per chi lo desidera si potrà realizzare anche il fondo rotondo all'uncinetto da rivestirlo, perché noi con le mattonelle andiamo, diciamo, a rivestire tutta la parte superiore, come dicevo prima, vedete che servono due file di mattonelle e poi ci resta però libero il fondo. Per fare il fondo potete prendere un gomitolo, ad esempio questo qui sfumato, e andare a realizzare un rotondo all'uncinetto fino ad aver interamente ricoperto la circonferenza del fondo. Allora, per unire le mattonelle esistono diversi metodi, con l'ago, con l'uncinetto, in tanti modi. Il mio preferito è sempre solo uno, forse chi ha già visto altri tutorial lo conosce già, diciamo che è il metodo che a me piace di più e io utilizzo sempre quello. Allora, prendo le mie due mattonelle, le metto dritto contro dritto, in modo che mi resti da fuori il rovescio da una parte e dall'altra. Poi vado a prendere l'uncinetto con il filo dorato, perché ovviamente avendo il bordo dorato vado ad unire con questo colore. Vado a prendere il punto da una parte e il punto dall'altra parte e vado a fare una maglia bassa in questo modo, quindi tutto il punto da una parte, tutto il punto dall'altra e faccio una maglia bassa e unisco tutto il lato in questo modo. Arrivati a questo punto abbiamo, diciamo, unito tutto il nostro lato, apriamo ed ecco che ci ritroviamo con le due mattonelle perfettamente unite.
Allora, guardate, ho unito tutte le mattonelle, sono andata a inserirle direttamente sulla scocca, questo è il risultato. Dopodiché ho realizzato un fondo tutto a maglia bassa con il cotone sfumato e l'ultimo giro sono andata a farlo con il lurex oro, perché adesso andremo ad attaccarci qui, quindi ci attaccheremo con l'oro e volevo che rimanesse tutto uguale, quindi l'ultimo giro l'ho fatto di oro. Vedete che il cerchio copre esattamente tutto il sotto del nostro secchiello e adesso andremo a vedere come unire il tutto. Allora, io per comodità lo unisco andandomi ad attaccare così, tenendo il corpo borsa direttamente sulla scocca, perché mi aiuta a capire la forma, altrimenti potete andarlo a imbastire mettendoci dei marker per tenerlo fermo, dopodiché andate a toglierlo da sopra la scocca e lo unite a maglia bassa, ma ripeto, io vado a tenere tutto così e faccio il giro tenendo tutto sopra la scocca, diciamo, ecco, che mi aiuta in questo senso. Quindi ho fatto il cappietto con, dicevo, l'oro. Vado a inserirmi in un punto del fondo, prendo un punto, diciamo, del corpo borsa, aggancio il filo e vado a fare una maglia bassa, quindi così e così. Voilà. Passo il punto a fianco, quindi prendo tutto il punto, prendo l'altro punto e mi unisco a maglia bassa. Di nuovo un punto e una maglia bassa. Un punto e una maglia bassa. E proseguo così per tutta la circonferenza. Voilà, procediamo in questo modo. Allora, una volta che abbiamo attaccato tutto il fondo, non ci resta che andare a cucire la parte superiore alla scocca. Quindi io prendo di nuovo il filo dorato, un ago tira fettuccia, passiamo il filo all'interno, facciamo un bel nodino, poi vado a inserirmi qui con l'ago in modo da bloccare il filo voilà, in modo che non scappi. Dopodiché mi inserisco nel primo foro della scocca, in un foro della scocca, in questo modo passo nel foro a fianco, in questo modo, e fuoriesco nella parte dorata del mio secchiello. Mi sposto e vado nel foro a fianco della scocca. Di nuovo mi sposto e vado nel foro a fianco della scocca. E così via. Vedete? Passo nel foro. E così via. Procediamo fino al termine del giro, quindi per tutta la circonferenza. Una volta che abbiamo fissato anche la parte superiore alla scocca, non ci resta che andare a foderare il nostro secchiello e a realizzare la fodera, diciamo, con la chiusura a culisse. Allora, per fare ciò che io ho fatto qui, quindi ho realizzato la fodera con questo tessuto, la parte superiore, che è quella che sporgerà oltre la scocca, l'ho realizzata in doppio perché si veda il tessuto, e poi ho fatto una stringa con il cotone sfumato. Per realizzare questa ho avviato 250 catenelle e poi sono andata a lavorare un giro di maglia bassa, quindi una maglia bassa per ogni catenella che abbiamo avviato, e ho realizzato questi, diciamo, il cordino per il tiraggio. Qui la fodera ha un fondo rotondo
Poi ci sono le parti rettangolari sopra, questo in doppio, e l'asolina per infilare la, diciamo, la stringa. Come vi accennavo all'inizio del video, sul nostro sito troverete il cartamodello scaricabile gratuitamente per realizzare la fodera interna. Questo modello come ho realizzato io, con tutte le spiegazioni dettagliate di dove dovete cucire e quant'altro. In modo che per chi ne avesse bisogno può andare a scaricare il PDF con il cartamodello. La fodera poi andremo a metterla all'interno in questo modo. Come vi dicevo, la parte in doppio è quella che sporgerà fuori e adesso andremo a cucirla così con l'ago e un filo in modo che sporga la parte, diciamo, a sacchetto, che poi una volta chiusa sarà così e vada, diciamo, a foderare il nostro secchiellino. Allora, adesso ho preso un ago con un filo di poliestere, io cucio sempre con la Gutermann, con il Gutermann. Allora, mi inserisco qui nel feltro e nella parte, diciamo, proprio in punta lavorata del mio secchiello. Esco fuori e fisso il mio nodino. Dopodiché andremo a cucire proprio qui. Allora, innanzitutto centriamo la culisse che deve essere esattamente in centro davanti. Quindi prendo di riferimento qua con il centro delle mattonelle, benissimo. Allora, a questo punto andiamo, come vi dicevo, a prendere la parte subito sopra dove c'è il doppio del tessuto e faccio dentro fuori, avanti e indietro, così, in modo da andare a fissare. La fodera alla scocca in questo modo. Ok, e procediamo per tutta la circonferenza.